in attesa di vedere come andrà sul terreno di gioco in campionato. Per il momento il Carpi pare avere la meglio sul Pescara in fase di mercato, perché uno degli obiettivi della squadra biancazzurra, Gennaro Tutino, sta per vestirsi di biancorosso. L'esterno che ha trascinato con i suoi gol 7 il Cosenza in Serie B dopo un'assenza lunga 15 anni sembra essere ad un passo da diventare il nuovo giocatore del Carpi, con l'avallo del Napoli che ne detiene il cartellino. Gli emiliani hanno sbaragliato una nutrita concorrenza, tra cui proprio il Pescara, che ne avrebbe voluto fare uno dei gioielli del prossimo attacco a disposizione di Beppe Pillon. Da giorni il corteggiamento al 22enne partenopeo andava avanti. Al Delfino evidentemente è mancato l'affondo decisivo, quello che ha avuto la società biancorossa, che ha sfruttato il canale privilegiato con il direttore sportivo azzurro Giuntoli, ex Carpi. Il Pescara allora si consolerà con il terzino destro, sempre scuola Napoli, Daniele Celiento, mentre dalla Fidelis Andre arriva il centrale Alessandro Celli, cresciuto nel Genoa. Il Carpi però potrebbe fare un ulteriore sgarbo al Delfino, questo perché se il Leeds United, società di Championship, Serie B inglese, insisterà per avere Jerry Mbakogu versando il 1.800.000 euro per assicurarsi il nigeriano e portarlo alla corte del Loco Bielsa, ecco che il Carpi per sostituirlo potrebbe riportare Federico Melchiori al Cabassi. La punta lascerà il Cagliari, ma la concorrenza è ampia perché alla corsa si è iscritta anche la Cremonese. Anche in questo caso sarebbe un brutto colpo al Delfino, che vorrebbe invece riabbracciare la punta che ha avuto già nella stagione 2015-2016. Domani intanto i dirigenti del Pescara saranno a colloquio con il presidente genuano Preziosi per provare a chiudere la maxi trattativa che dovrebbe riportare Fiamozzi definitivamente in Abruzzo, con Asensio in prestito in biancazzurro, sempre via Grifone, che si assicurerebbe invece Francesco Zampano dopo l'esperienza del mancato riscatto di Udine. Contatti anche con l'Atalanta, che ha già ripreso Valzania e che riporterà Capone in nerazzurro, con la possibilità però per il Pescara di poter avere in cambio Gaetano Monachello, di proprietà degli Orobici, ma che ha già conosciuto l'Abruzzo nella stagione 2014-2015, quando il Monaco lo prestò alla Virtus Lanciano. L'Agrigentino ripagò la fiducia con 7 reti in 35 partite. Sulla panchina c'era Roberto D'Aversa e quel Lanciano chiuse all'11° posto in campionato. Adesso potrebbe fare al caso del Pescara. Filippo Falco intanto, dopo la parentesi sfortunata in biancazzurro, raggiunge Pettinari a Lecce per il rilancio. Nel frattempo è stata presentata la campagna abbonamenti 2018-2019, che avrà inizio il 9 luglio alle ore 16, con il diritto di prelazione riservato ai vecchi abbonati. Il termine della stessa è fissato per le ore 20 del 22 luglio. A seguire, e più precisamente dalle ore 10 del giorno successivo, partirà la vendita libera con la pianta dello stadio adriatico Cornacchia, che sarà quindi totalmente a disposizione anche per chi lo scorso anno non era abbonato alle partite dei biancazzurri. Come già accaduto negli ultimi campionati, la società ha previsto dei listini di prezzo differenti, con due dedicati alle prelazioni, quella per gli abbonati nell'ultima stagione e quelli che l'abbonamento lo hanno sottoscritto almeno nelle ultime due annate. La campagna, denominata Ascolta la tua passione, prevede un ventaglio di soluzioni che va dai 160 euro per le curve, nord e sud, fino ai 1400 per le poltronissime, 285 per la tribuna adriatica laterale, 340 per quella centrale, 540 per il versante opposto, la tribuna maiella laterale, 750 per quella centrale.